Massimiliano Federica, lei ha detto che la Lega Nord è la vera alternativa al renzismo, che cosa vuol dire? Che siamo gli unici che propongono un'alternativa a questo governo delle bugie e dei rinvii che sta massacrando i nostri cittadini e sta semplicemente riservando soldi agli extracomunitari o alle grandi lobby di potere. Penso purtroppo che ci siano troppi ex partecipanti al centrodestra che si sono piegati al volere della sinistra per farsi garantire una poltrona. Noi invece vogliamo offrire non al governo Renzi ma ai cittadini qualcosa su cui potersi appoggiare, visto il periodo di lacrime e sangue in cui la propaganda del governo Renzi ci sta portando. Credo che questa soluzione proposta dalla Lega, ovvero prima la nostra gente, combattere l'immigrazione clandestina, puntare sulle politiche del lavoro, dare risposta al 43% di disoccupati giovanili, a quelle imprese che chiudono, a quegli imprenditori che si suicidano, sia l'unica speranza che rimane ai cittadini di questo paese per poter vedere cambiare le cose e non rassegnarsi a che Renzi, l'uomo delle bugie e delle grandi lobby, mantenga il potere in questo paese e continui a massacrare la nostra gente. Il tema del congresso è liberiamo il lavoro, che cosa vuol dire? Vuol dire che non si può pensare di continuare a elargire fondi, come diceva, all'immigrazione clandestina, ai debiti di Roma Capitale e non si dia invece risposta al dramma del lavoro che stanno vivendo i cittadini. Bisogna abbassare immediatamente le tasse sul lavoro, rendere nuovamente competitive le nostre aziende, ridare opportunità occupazionale anche a quelle persone che hanno perso il lavoro e non hanno soldi per mantenere se stessi o le loro famiglie. Vogliamo abbattere, demolire, distruggere la riforma del lavoro Fornero, abbiamo raccolto le firme, ma anche questa è l'unica via per favorire il ricambio generazionale e dare una speranza a tutte quelle persone che adesso non vedono un futuro.